Ringrazio il Presidente nazionale Tiziano Pesce e tutta la WISP per l'invito. È importante essere qui oggi a parlare del settore dello sport, troppo spesso poco considerato dalle politiche nazionali e dell'Unione Europea. Lo sport ha il potere unico di promuovere cambiamenti positivi e trasmettere valori che riguardano la sua dimensione educativa, culturale e sociale, ispirando e unendo le persone indipendentemente da età, sesso, origine etnica, religione, provenienza e condizione socio-economica. Inoltre lo sport è un fenomeno economico sempre più importante e fornisce un contributo sostanziale agli obiettivi strategici di solidarietà e sviluppo dell'Unione, con un valore aggiunto di quasi 280 miliardi di euro, pari al 2,12% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, fornendo lavoro a quasi 6 milioni di persone. Eppure si tratta di un settore particolarmente colpito, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, dalla pandemia e dalla crisi conseguente. A novembre del 2021 il Parlamento europeo ha approvato la relazione d'iniziativa sulla politica dell'Unione europea in materia di sport, valutazione e possibile vie da seguire. Dopo oltre 10 anni dal mandato del Trattato di Lisbona di intraprendere azioni congiunte europee nell'ambito sportivo, è nostro compito riflettere sul futuro delle nostre politiche di settore. In particolare chiediamo all'Unione europea di seguire 7 filoni fondamentali. Il primo riguarda il rafforzamento della visibilità, della cooperazione, dell'integrazione dello sport nelle politiche UE, instaurando tra l'altro una collaborazione strutturata di alto livello con tutte le parti interessate. Il secondo prevede la promozione dei principi di un modello sportivo europeo basato sulla solidarietà. Il terzo filone riguarda il rinnovamento della buona governance e l'integrità al fine di riequilibrare gli elementi sociali ed economici dello sport e di garantire il rispetto della rappresentanza delle parti interessate negli organi decisionali. Come quarta priorità abbiamo la garanzia di uno sport sicuro, equo e inclusivo, prestando particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza e molestie, degli stereotipi di genere, della scarsa visibilità di copertura mediatica, nonché delle disparità in materia di retribuzione, compensi e premi. Dobbiamo poi imperniarci a promuovere stili di vita sani e attivi, unitamente a opportunità di formazione e sviluppo, sviluppando infrastrutture sportive, soprattutto nelle zone remote, nelle aree svantaggiate, nelle aree più interne. Da ultimo, il sesto punto, esortiamo a favorire la transizione verso un futuro sostenibile e innovativo, in particolare per quanto concerne la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive, ma anche con riferimento agli eventi sportivi stessi, sia dal punto di vista della transizione ecologica che l'implementazione delle tecnologie digitali. Sono questi gli assi principali intorno a cui il Parlamento si sta muovendo per avanzare nelle politiche europee di settore, che dovranno essere supportate da un impegno degli Stati membri a livello nazionale se vogliamo garantire la ripresa di un settore così importante dal punto di vista socio-economico. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima.